Bentornati dall'Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani, UECA. Oggi parliamo della preghiera attraverso i mezzi digitali, app, gruppi e tanto altro. Alessandra Carenzio. La preghiera nel mezzo digitale, siti, app, gruppi religiosi. Come possiamo pregare utilizzando questi strumenti e vivendo bene questi luoghi digitali? Ce lo insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. Sintetizzando, possiamo dire che la preghiera è dono di Dio. Per il Catechismo questa è la partenza. Quando preghiamo non mettiamo noi al centro, non partiamo da noi ma da Dio, perché Lui si dona a noi, siamo noi che ci mettiamo in suo ascolto. Poi la preghiera è relazione di alleanza e il luogo dell'alleanza, dell'incontro tra noi e Dio è il cuore. Questo, dice ancora il Catechismo, a prescindere dagli strumenti e dalle parole che usiamo. La preghiera funziona nel cuore, nell'intimità del luogo dove incontriamo il dono di Dio. Stare insieme a Lui, dice infine il Catechismo, diventa così la vera comunione. La preghiera è cristiana in quanto è comunione con Cristo e si dilata nella Chiesa che è il suo corpo. Ricordarci tutto questo è molto importante perché pregare anche grazie ai nuovi strumenti online, app digitali o all'interno di gruppi che utilizzano il web per incontrarsi non è qualche cosa da misurare con le nostre possibilità, con l'efficacia degli strumenti o con la nostra bravura tecnica. Quello che suggeriamo in un campo molto importante e delicato che tocca il cuore della nostra vita cristiana e di Chiesa è di essere vigilanti affinché il metodo sia sempre buono. Tutti gli strumenti possono esserci utili, ma occorre pensarli con cura affinché l'atto della preghiera sia sempre rispettato nella sua dimensione, che è sempre personale ed ecclesiale, mai solitaria. Condividiamo allora alcuni consigli pratici. Quando preghiamo in viaggio, tenendo in mano il nostro smartphone, ad esempio, mettiamo il telefono in modalità aerea? E questo è molto importante, sembra un gesto da poco, ma in realtà non è così. Nel momento della preghiera non possiamo permetterci di farci disturbare da nessuno se non da Dio che interpella la nostra vita. Quel momento è un momento di relazione, di alleanza, di amore, come dice il Catechismo. Non può essere certo disturbato. Potranno esserci altre distrazioni, ma l'atto volontario di modificare l'assetto del telefono per iniziare la preghiera sarà già un atto significativo. Poi potremmo dire come quando diciamo che la messa inizia in realtà quando siamo chiamati dalle nostre case per uscire di casa alla domenica. Un altro suggerimento: quando preghiamo con un'app sul cellulare, cerchiamo magari attraverso una contemporanea chiamata audio di farlo insieme ad altri? Non sarà certamente come farlo in presenza, e ovviamente questa rimane sempre, come per le relazioni personali, la migliore delle vie, ma ci aiuterà a comprendere che in quel momento è lo Spirito che agisce, che ci raduna anche da distanti e che ci fa chiesa, che ci chiama alla preghiera. In questo potranno essere molto di aiuto gruppi religiosi digitali. Qui il suggerimento è quello di vivere con intensità questi momenti di preghiera, preparandoli con cura, scegliendo momenti dedicati e non disturbati, chiedendo impegno e motivazione personale, soprattutto in uno spirito sempre ecclesiale e non come alternativa alla preghiera nelle proprie comunità. Aggiungiamo che potrà essere utile unire momenti online a momenti in presenza, legando le diverse esperienze di preghiera con diversi strumenti in un'unica vita di preghiera comunitaria che si realizzerà ad esempio in un percorso lungo l'anno liturgico, tenendoci fortemente ancorati ad esso. La preghiera è comunione con Cristo che si realizza nella Chiesa e avviene in luoghi e strumenti sempre nuovi, ma non può mai essere limitata all'utilizzo dello strumento tecnico. Il cuore deve sempre andare oltre all'amore che prega in noi. Grazie a Don Paolo Padrini che si è occupato dei testi di questo tutorial. Ci vediamo online ogni mercoledì. Un saluto da UECA.